Demerdium. Ci siamo. Allora, imposta la luminosità pazzesca. Però non mi dà... Scusami. Te la fai impostare, ma non ti dà... Non ti dà, tipo, questa immagine la devi vedere, questa immagine no. No, esatto. Cioè, beh, è semplicemente quello. Ma che fa? Che poi è figata la dimensione del testo. Rockstar dovrebbe imparare, porca troia. Senti, stiamo nuova partitando. Che qua... PS5 0 caricamenti, però mi hai rotto già il cazzo. Play. Qua c'è un play già da fare. Esatto. It all starts with a dead girl. Cominciamo bene. Raga, ma che ci fa la morra? No, no, vabbè, non è la morra, questa sembra la caduta. Dada che ride. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. Perché è zozza come Cristo? C'ha tutta la faccia sporca, le mani. Sì, sì, è vero. Ho un problema di igiene. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. No. I just had to find his special tie clip. Raga. Stiamo calmi. Finito il video, no? Sì, ho finito il video. Che merda. Aspetta, schermo. Com'era? Dov'era? Dinamica di gioco. Tremolio visuale. Proviamo a togliere questo tremolio visuale, vedere se è meglio. Pazzesco, non cambia una minchia. Allora, intanto non mi aspettavo questa meccanica telecamera fissa.
Sì, neanch'io, Io non assomiglia avevo. molto a. Resident Evil. Io non avevo visto un cazzo, onestamente. Neanch'io. Quindi. Io sono all'oscuro pure nei trailer, fondamentalmente, cioè proprio zero. Non riesco a Allora. capire sto tremolio visuale che cazzo intende. Ma per me è una roba che succederà nel gioco. Boh, non lo so, non lo so, onesto. Qua sembrerebbe che poi ci sia una roba da leggere sul tavolo. Comunque queste non mi sembrano proprio prestazioni da PS5, così No, la butto anche lì. perché fondamentalmente giocandoci dopo un qualche ora di trading. Raga. Cioè, raga, Te. te ne accorgi, però vabbè. Allora, ottobre, memoriale dei santi angeli custodi, funerale alle 10, ecografia, Nostra Signora del Rosario, biopsia. inviare pacco a Marianne, visita dal neurologo, funerale. Quanti cazzo di funerali ha? Ecografia. Quante un'altra. Visita al neurologo. Funerale. Passare a prendere Marianne. Ogni santi, giorno dei morti, intervento. Interessante. È una becca morta questa. Vabbè. Allora. C'è qualcos'altro nel tavolo? Sì, comunque Non mi quando giri la sembra. visuale nel tavolo non è Sì, scatta fighissimo. tutto, raga. Allora, tu sai per caso, ti ricordi per caso da chi è fatto? Io non ho letto un cazzo. Ma c'era un vichingo prima. C'era un Scusa. viking. È un Non indie? so. Sai se è Badabu. indie? Sì, Perché, raga. mi sembra che sia una roba indipendente. Perché. Poi controllerò, ma. E niente, non sto trovando un cazzo. Questi mobili molto anni. Sì, però c'è il cazzo, la luce usa la lì qua, cioè non è che c'è tutto questo sole nel mondo, sta al buio così, vabbè. Sei Qua andato nell'altra dietro. stanza? Sei andato? Sì, Guarda sono ancora qui. che giù, sì, ma adesso sono nell'altra stanza. Io c'ho Volevo vedere cosa c'era Cristo. dietro la poltrona, ma non c'è niente. Cristo. No, vabbè, ma raga, ma queste non sono proprio un po' delle prestazioni indecenti. Porco di gatto del cazzo, vaffanculo. Nice to see you too. Va bene. Mi piace provare la scelta della telecamera comunque, indipendentemente poi vabbè. E va bene, però a maggior ragione, se la scelta della telecamera è Sì. Io questa, poi però falla fluida e ci fa. vado da dove è andato il gatto. No, io esploro il resto, vaffanculo al gatto di merda. Raga, qua però è una casa un po'. Allora, senti, allora il gatto lo lascio perdere Guarda. Chiave delle pompe funebri. E cosa ci fa nella ciotola del gatto, scusa? Ah no, ce l'ho in mano. Quindi gestiamo. Sardo e quaglia qua. un attimo. Ah, Quadrato. niente, assomiglia molto a Resident Evil. Cioè, tu puoi usare gli oggetti. Chiaramente ispirato. Cracovia. Funerale simbolico della miniera di Sierza. Oggi i minatori della miniera di Sierza si sono presentati al lavoro come al solito, ma invece di torce e picconi hanno portato una bara nera con sopra candele accese a simboleggiare la morte dell'azienda. Questa non è la morte della nostra miniera, hanno detto i membri del comitato per il salvataggio della miniera di Sierza. Non permetteremo che nostri lavori vengano seppelliti. Questa bara è per la società carbonifica Vistola. I minatori hanno anche annunciato che domani andranno a lavoro. Che domani andranno a lavoro. Si rifiutano di accettare che la miniera di Sierza smetterà di essere operativa. Nel frattempo, i loro colleghi continuano a protestare davanti alla sede principale della società Attici Taici, costruendo un muro simbolico all'ingresso. Ogni giorno raggiungono uno strato di mattoni in più. Tra 5 giorni il muro raggiungerà il soffitto. Nuova missione della NATO: proteggere la stabilità in un mondo post-guerra fredda. Oggi il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che è ambientato negli anni 90. ha tenuto un discorso sulla politica estera per commemorare la caduta del muro di Berlino. Cioè, sta Ha parlando. parlato dei progressi compiuti nell'ultima decade per rafforzare la democrazia nell'Europa centrale e orientale e delle sfide che restano da affrontare. Il presidente americano ha anche sottolineato che il comando e il coinvolgimento statunitense sono stati e rimangono cruciali per la trasformazione pacifica dell'Europa. La visione di Clinton di un'Europa in pace, unita e democratica è stata incoraggiata da un altro risultato chiave: l'ingresso di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca nella NATO, organizzazione del Trattato Atlantico del Nord. In questo modo, i capi della NATO sperano di rafforzare questi giovani. 1999. Sì. Sì, è Lux. il 5 novembre Dove vai, Shane? 1999.
sono cagati in mano. Ho preso il cibo per gatti. Hanno un vizio di fare sti rumori di merda quando pigli qualcosa. Va bene. Quindi qua diamoci... c'è una stanza rossa. Aspetta, sarà una... come si chiamano le black room, le cose... per le fotografie? Le cose per le foto, esatto. La camera oscura, camera oscura. I can't believe it's all still here. Jack Baker, mio fratello. Allora, come developpare le foto? Illumina la foto per 5 secondi, multigrada per 3 secondi, immerge nel multigrade per 3 secondi, immerge nell'arresto per 3 secondi, immerge nel fissante per 3 secondi. Me lo ricordavo. Questo dopo ci servirà. Me lo ricordavo perché? Meno, essere onesto, me lo ricordavo meno complesso. A scuola non mi sembrava così difficile. Troppi secondi da ricordare. Cosa ho preso? I guess I forgot about un foglio. Un foglio. Cioè, sembra un foglio. L'inventate da dove? Da dove si allora, aspetta, stai calmo. Come faccio a capire cos'è cosa però? Esatto, quello volevo guardare. Dove è la gestione dell'inventario? Dobbiamo andare da destra verso sinistra. Illuminala per 5 secondi, multigrade. Ah, sì, guarda, ce l'hai davanti, vedi? Fixer è tutto a sinistra, multigrade è a destra. Quindi dobbiamo andare da destra verso sinistra. Allora, ascolta così. Sì. Abbiamo detto 5... 3, 3 e 3. Allora, poggia il foglio. 1, 2, 3, 4, 5. Spento, presa. Metto qua. 1, 2, 3. Prendi. Metti qua. 1, 2, 3. Prendi. Come foto bagnata d'acqua, cazzo. 1, 2, 3. Prendi. Ma è Jeff Bezos, stava. Shit. Palesemente. Sto ancora facendo sto cazzo di foglio perché io ce l'ho fatta. L'ho tenuta troppo. No, l'ho tenuta troppo alla luce. Aspetta. Ma raga, ti conta lui i secondi addirittura. Sì, sì. 1. Quanto 5 secondi mi pare. 5 alla 5 luce secondi. E poi 3, 3, 3. Boh, io qua ho finito. C'ho l'ultima foto di Jeff Bezos. Quindi siamo dei fotografi pazzeschi. Bene. Non so se mettere già il cibo al gatto di merda o prima provare a seguirlo perché magari fa parte della risoluzione di un enigma. Sono nel cesso. 1984. Appena finito di nominarlo, come i miei amici di Sony che decidono di condividere la mia voce anche se io espressamente rifiuto di condividerla. Tra l'altro un saluto ai miei fratelli di Sony. Di Sony PlayStation. Esatto. Loro catafalco di merda. Sì, è vero, buon. Jack, ho visto Jack. The tie clip. Incredibile. Pull yourself together, Marianne. Lex Luthor. Allora. Esatto. Pull yourself together, Marianne. Allora, io sto provando ad andare verso dove è andato il gatto. Vediamo se mi... Miau. Jack's room. It's like he never... Damn it. Stanza di Jack. Allora, come qua on, c'è Jack, il gatto. Where'd you put it? Allora, io qua ho aperto okay. Un po'. Let's do this the other way. No, non attivarla adesso l'intuizione. C'ho altro da fare, di boia. E vabbè. Boh, se attivi L1 ti dice le cose.
Pazzesco. Allora. Qua c'è. L'ho trovato ferma gravata. Mi fai uscire? Grazie, gentilissimo. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Pazzesco. Allora. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Vabbè, l'ho trovato anch'io, se l'ho trovata, vabbè. Sì, una stronzata, ci introduce molto brevemente al potere della personaggio. Who do you think's gonna feed you now? Ah, vedi che il gatto è incazzato nero. Jack was a humble religious man. Era religioso, già. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. Pazzesco. It felt good to be useful. Vero? Va bene. Andiamo a dare da mangiare a sto gatto di merda, va? Mi fa pena. Esatto, andiamo, torniamo indietro dalla. Poi lì c'è ancora una porta da esplorare, prima di uscire. Sì, quella di casa. Davanti. Sì, sì. Quella vicina alla stanza dove abbiamo trovato ferma la latte, però non vorrei che poi partisse qualcosa e viene a mangiare. Glad to see you're still kicking. Miau. Miau il cazzo, miau. Ma dato un trofeo. Bestiale. Allora. Va bene, andiamo da sta porta doppia, vediamo che succede. Però attenzione, io tra l'altro prima di uscire mi farei un giro per il resto della casa con l'intuizione attiva. Ah, è vero. Quella è la stanza di un bambino. Ah no. Weird to be back in my old room. E qua c'è una stanza. So many memories. My old room. Yeah. I used to have a thing for him. Spacca e fa il DualSense. Don't know why, really. Appena cambiato, tra l'altro. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. La porta doppia, vediamo. Tipo la meccanica di quando sei in prima persona a guardare muovendo il DualSense. A parte che è fatta male, ma non è anche un pelo inutile così, chiedo per un amico. Sì, effettivamente. Kids from the orphanage. Allora. Not all of them had my luck. Va bene, quindi. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. Quindi siamo. That was the least I could do. Va bene, lo fanno troppo. Siamo orfani. There was a time I'd try to run from them. Spiriti. To ignore their calls. Minchia. Calica le texture dopo un quarto d'ora. In che senso spiriti, raga? La foto di un bambino. Non ho capito. Spiriti. Spiriti. Ah, qua. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Gentile signor Bezos, è richiesta la sua partecipazione al prossimo incontro genitori insegnanti, perché vorremmo parlarle della situazione che si è verificata giovedì scorso. Per riassumere, Mariana ha consegnato a uno studente un messaggio da parte della nonna di lui scomparsa di recente. Comprendiamo che Mariana stesse tentando di consolare il proprio compagno, ma lei di certo si renderà conto che è un comportamento a dir poco inappropriato. Poiché non è il primo problema comportamentale di cui la informiamo, crediamo sia ora di incontrarci e discutere del futuro di Mariana nella nostra scuola. Zofia Cania. Un po' Cania questa qua, eh. Sì. My oldest family heirloom. Esatto. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Ustioni di secondo grado sul 35% del corpo, torso e zona superiore degli arti, sospetti danni ed inalazione. Boh. Interessante. Sì, comunque. Cioè, c'ha dei cali che. Sì. Cioè, proprio. Sarebbe interessante cercare di capire se è ottimizzato male su Play o se il discorso è generico. Però, vabbè.
Ah, qua c'è un cesso, la parete di prova. Ah, io ci sono andato prima nel cesso. Vabbè, io qui sono andato adesso. Sa gatto, sei felice o spacchi i coglioni ancora? È caldo come un boiler, già. Boh, sto uscendo. Esatto. C'è un pulsante per correre, no? We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Ma c'è una tanto. Cazzo ce l'è fotta. Sì, tranqui. Oh, non puoi interagire con gli altri appartamenti, non ti fa niente. Qua c'è un... Non so dove sto andando, qua la telecamera è lontana, non capisco un cazzo. Oddio. Madonna, sono dei cali. E tanto qua può andare solo da una parte. Ok. Niente. Posso piombare in casa della gente? Non puoi. Ci ho provato io. Devo scendere le scale, perché tanto resto fuori. Facciamo così. Niente, non puoi entrare da nessuna parte. Puoi solo Jack andare fuori per la strada. Mi ha accettato la mia condizione. Di tutti i miei foster parents. Sento la pioggia sul controller. Sì, bello. Bello. Questo è abbastanza bello. Lì c'è la mia moto. Esatto. Bella, bella sopra la pioggia sul controller. Boh, su un tipo di gioco così effettivamente le prestazioni calanti danno fastidio, perché danno fastidio se le noti, ma neanche in maniera troppo esagerata. No, c'è, no, no. C'è di peggio, via. C'è di peggio, poi ripeto, io vengo da... Cioè, sto giocando a Death Stranding e quindi lì è tutto abbastanza perfetto. Sì, non posso accendere la moto Guzzi qua. No, no, non puoi accenderla. Così si chiama The Last Goodbye. The Last Goodbye, esatto. Boh, andiamo in sta porta aperta, tanto il mio cose può andare. Però è tutto troppo tranquillo, io sto un attimo... Ma ha dato un trofeo a caso, detective interiore. Aspetta. Non ho voglia di vedere... Cos'è? Devo entrare qua nella goodbye della minchia? Penso di sì. Chiave delle pompe forme. Tu pensi, se lo prendevamo quella chiave lì... Ah no, ce l'avevamo già. Ce l'avevamo in tasca, ce l'avevamo in tasca. Esatto, no, perché di so... Jack's in the prep room. Ah, dobbiamo vestire, dobbiamo andare a lavare e vestire il cadavere tendenzialmente, cioè dobbiamo fare quello. Prep room, aspetta, io prima di entrare lì voglio guardare il resto. Ok, sparare. Io non sono entrato, sono girato la chiave nella top. No, allora, entra dentro, poi prima di andare nella prep room, che non so com'è in italiano, okay. Che è dove c'è il cadavere del tizio, io girerei un attimo qua, a vedere un attimino... Gli altarini a Gesù Cristo, Yggdrasil. Vediamo un attimino cosa. Dice l'albero della vita. C'è qualcosa sul tavolo, vediamo. Però davvero, cazzo. Cioè... La texture che ricarica 20 minuti dopo è un problema. Quello dà fastidio. Ma è proprio perché, boh. Registro funebre, Adam Nowak. Attenzione. Uomo nel 76 Cracovia. Adam Nowak, mi ricorda qualcosa, mi ricorda qualcosa da un altro gioco. Ma secondo me sto... Il pagamento è nel mobile. Robert si è preso venerdì libero. Non lo so, probabilmente mi sto confondendo con un altro gioco, con qualcosa di simile. Here it is. Cosa? Sì, devono ancora farmi rilasciare delle patch aggiornamenti. Per pazzesco, la chiave della prep room comunque bisognava trovarla qua. Va bene. È qua? Sì. Ora qua il telefono della Telecom, della SIP. Allora.
Puoi ecco anche là metterci di meno a girarti per una ciccia. Qua con la foto con l'ex Luthor. Allora. Sì, esatto, perché dovevamo trovarla, quindi. Boh, mi ha fatto bene venire di qua. Boh, niente, ma mi pare che non c'è un cazzo da fare. Esatto. Andiamo pure a preparare il cadavere. Permesso. Ah, obitorio totale, giustamente. Ma l'intuizione serve anche a farti illuminare le parti scure. Io se scale qua non so se sono. No. Sì, ma lei c'ha una faccia di cazzo. Lei c'ha proprio la faccia come il cazzo. Va, va, va. Che faccia da scema di merda che fa. Not sure if I'm ready for this. Nemmeno io. Allora. Questo interagisce con qualcosa, vediamo. Aspetta, lì ci sarà il cadavere da uscire. Esatto, ma non lo tiro siamo fuori. Qua c'è la giacca di ricambio, la giacca di Kurnayas. Qua. Qua non. Sto provando che c'è l'intuizione, ma lì c'è la bara. No, ma c'è, raga, nel senso, dobbiamo solo aprire il cadavere lì. Esatto. Boh, schiaccio. Vai. Osteria, guardalo lì. Hey, Jack. Ciao, Jack. Sei caldo? Come un boiler caldo. Là dentro. Beh, staccati. E appunto di schiacciare il cerchio. Allora. Guarda che lo sai già, adesso si gira e ti fa. Così. Io, appena mettiamo quadrato. Vai. Ferma cravatta. Usiamo prima l'intuizione. No. Ah, dov'è la cravatta, raga? Where's your tie? No, raga. Problema. Esatto. Dov'è la cravatta? Ciccio? Ah, lì la cravatta, l'ho vista. E lo sgabello. Lo sgabello. Di fianco. Ah, guardala lì, guardala lì. Che cravatta di merda. Combina il fermacravatta con la cravatta. Boh, meccanica che conosciamo molto molto bene. Direi che. You wouldn't have it any other way. Elegante, elegante. Non questo pensavo avesse queste meccaniche qua. Boh. Questo adesso si gira perché. Se possiamo parlare con i morti, raga, per forza. Guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. But am I? Ma raga, ma cos'è sto lenzuolo? No, raga, c'è stato un qualcosa mentre dello sto lenzuolo che non ho capito neanche io, tipo. Un commento. People read the signs, it's closed. Pazzesco. Io ho paura che non sia la gente. No, paura che sia Gesù Cristo. Così. No, raga, adesso con star calmi. Bella vibrazione del joystick. Bello, esatto, c'è il joystick che vibra, il DualSense che vibra con la con la luce. Non si riesce a vedere un cazzo quando si spegne tutto. Allora. Occhio. Cos'è quel Gesù Cristo? qua sono i tuoi momenti, eh. Lo vedo. Lo vedo anch'io. E che fai, gli vai contro? C'è un tizio sopra la scala. Andato via? Tanto possiamo andare solo di qua. Il problema è che non possiamo correre. Cioè, se ci becca, che facciamo? Cioè, nel senso. Poi sì.
raga. Sì, ci inizia a correre perché... Ah boh, direi che abbiamo capito dove dobbiamo andare. Ma sarà chiaramente lo spirito di Jack Bezos qua. Sì, però devi chiamare i Ghostbuster con queste cose. Dai, io provo a aprire la porta. Ma... Cos'è? Ehi! Guess you felt it too, huh? Gatto. And then it happened. Chi è quel mona che batte la porta e la chiude urlando? C'è la roba per terra. Non dei problemi. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Pazzesco. Marianne? Marianne, are you crying, my child? No, figurati. It's fine, Jack. Niente, Jack, t'a posto. Non ti preoccupare. You didn't happen to see my notebook, did you, darling? Te lo cerco. Cerco io. My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... Perché c'è un buco in testa, Jack? Esatto. Dovrebbe essere morto. You are crying. What's wrong, dear? No. Why is it so cold in here? Where is that? Ma sembra una mazza per quello che hai fatto. Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Tranqui. Una Pasqua. Andrà tutto bene, tranquillo. You know, I promised myself once I would never let anything. Mi ha preceduto le battute, oh. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. Tanto bene, tanto bene, però. No, no. All right, Jack. Get some rest. I need no. Yes. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Cucciolo. Remember that. Always. Mi ha cercato un attimino. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Amado Montenegro. Sapore vero. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Eh? Who is this? You don't know me, Marianne.
but I know you. Look, if this is a joke, You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. A few words. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. Attenzione. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Shit.